L'aspetto culturale è fondamentale assieme ai servizi primari per rendere attrattivi i paesi e i territori delle aree interne che sono già un esempio del buon vivere dopo la ricostruzione post-sisma. Questo è il bilancio e la prospettiva di riabitare con l'arte nelle parole di Roberto Di Vincenzo, presidente Carsa, soggetto realizzatore in collaborazione con l'USRC, Ufficio Speciale per la Ricostruzione nei Comuni del Cratere 2009, del progetto sviluppato da luglio a ottobre nei comuni aquilani dell'area omogenea 8 del cratere sismico. Oggi devo dire è stata una giornata straordinaria ed emozionante, perché poi un conto è realizzare un progetto, un conto è vedere l'emozione che tutti i suoi attori hanno percepito, con la quale hanno partecipato, la passione con la quale hanno partecipato e gli obiettivi che sono stati raggiunti, perché quello che di davvero importante c'è stato è che la popolazione ha partecipato e si è sentita partecipe di questo progetto e che tutti gli attori ne vogliono la prosecuzione. Prosecuzione che avverrà, si crescerà ulteriormente con ulteriori partner. Quindi, diciamo, sono oramai 40 anni che lavoro, quindi diciamo, sono abituato a tante cose. Raramente mi sono trovato in una condizione dove un progetto strategico che vedeva il coinvolgimento di tanti attori, che quindi è un progetto complesso di realizzazione, riuscisse in una maniera così perfetta, straordinaria. Progetto molto apprezzato dalla comunità, dalle istituzioni, dai protagonisti che dovranno garantire il prosieguo delle azioni dello sviluppo dei territori colpiti dai due sismi 2009-2016. Il commissario Legnini ha concluso dicendo che è uno dei progetti che garantirà bellezza, per cui deve essere assolutamente uno dei temi su cui agiranno i nostri protagonisti per l'utilizzo delle risorse del fondo complementare, 1.780.000.000 da destinare anche a progetti come questo che hanno dimostrato la possibilità di farcela nel recupero sociale dei nostri territori, per cui andranno necessariamente utilizzati nuovamente, espansi territorialmente e bisognerà garantire un utilizzo durante tutto l'arco dell'anno dei progetti e della venuta dei nostri artisti come quelli di oggi nei nostri territori. Sì, non c'è dubbio, è un esempio straordinario di rigenerazione culturale e sociale attraverso un progetto così importante che si unisce al processo di ricostruzione che è finalizzato a rianimare questi luoghi bellissimi.